Il decreto legge votato peraltro con la fiducia ieri, sappiate che ci ha tolto questa piccola fetta di libertà, che è una libertà che qualcuno una sessantina d'anni fa è morto per poterci dare, facendo una Costituzione sulla quale qualcun altro, questo Presidente del Consiglio, ha giurato. Eppure il decreto di ieri ci ha tolto... Perché ci ha tolto un po' di libertà? Vi leggo il testo di questi 7 cartelli molto veloci, sono degli slogan. Decreto DDL, intercettazioni e sfascio della magistratura fanno il gioco dei corrotti e dei corruttori. Questo lo diciamo noi come PD. Questo decreto va fermato perché i cittadini hanno il diritto di essere difesi dalla criminalità, da forze dell'ordine e magistratura in grado di indagare senza impedimenti. Il decreto intercettazioni regalo alla mafia e ai corruttori. Il decreto salva Cricca, vietato indagare, vietato informare. Intercettateci pure, gli onesti non hanno problemi. Intercettazioni, meno intercettazioni, meno informazione, uguale più corruzione. Infine, se non hai niente da nascondere, non hai paura delle intercettazioni. Questo è il vero, vero, vero nodo del decreto che è stato votato ieri. E nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, probabilmente purtroppo nei prossimi anni, pagheremo lo scotto di questo. Secondo argomento, la manovra economica. Abbiamo qui con me a fianco il nostro sindaco Alfredo Parini e la nostra consigliera regionale Paola Marani, sui quali peserà pesantemente l'azione del governo, e vi do la parola subito. La morale dell'azione del governo è: abbiamo operato necessari tagli con un piccolo problema, che li facciamo fare a loro.